con Paolo Quattrino, Product Manager di Ducati, per parlare delle principali novità della casa di Borgo Panigale, anche quest'anno al centro cuore pulsante di EICMA, con una moto che si preannuncia essere la regina di questo salone. Parliamo della Street Fighter V4S. Sì, speriamo che sia così, perché ci abbiamo messo molto impegno a presentare la nuova Street Fighter V4, una moto che i nostri fan stavano aspettando da molto tempo, dal 2015, quando uscì di gamma lo Street Fighter 8.48. Siamo voluti rientrare nel segmento Street Fighter con una moto appositamente pensata per essere competitivi in questo segmento, e l'abbiamo voluto fare in maniera, per così dire, esplosiva, dirompente. E diciamo che lo Street Fighter è quello che è il risultato di una formula che noi abbiamo chiamato la Fight Formula, cioè prendere la Panigale V4, spogliarla delle carene, sostituire i semimanubri con un manubrio alto e largo che è tipico della cultura Street Fighter e lasciare praticamente inalterato il resto. Quindi vuol dire che la Street Fighter V4 è spinta dal Desmocedici stradale 1100 con la bellezza di 208 cavalli, che per un peso a secco di 178 kg ha un rapporto potenza-peso che è al vertice del segmento, ma anche tutta la parte di elettronica è la stessa della Panigale V4 e utilizza gli ultimi strategie, l'ultimo esponente delle strategie che equipaggiano la Panigale V4 2020, di cui parleremo dopo, e in particolare il traction control e il quick shift sono nella versione 2. C'ho l'elemento che caratterizza maggiormente l'estetica, al di là del fatto che la moto per noi è molto bella perché mette in evidenza tutta la bellezza del Desmocedici stradale e del telaio, che è solo coperto laddove è strettamente necessario, sono sicuramente le ali. Esatto, abbiamo sfruttato quello che è l'esperienza di Ducati Corse, non solo che hanno debuttato le ali sulla Panigale V4, le abbiamo portate anche sullo Street Fighter, qui in configurazione biplano. E queste ali creano un peso, un downforce, soprattutto sulla ruota verticale, per l'80% sulla ruota verticale, di 28 kg a 270 km/h. Questo vuol dire che rende la moto particolarmente stabile alle alte velocità, e questo ci ha consentito di ridurre al minimo quelli che sono gli interventi di ciclistica, perché sappiamo che uno dei principali problemi di una sportiva a cui togli le carene è la stabilità. In questo caso la moto è assolutamente stabile grazie a queste appendici aerodinamiche e chiaramente anche al contributo dell'elettronica, e questo fa in modo che la moto sia perfetta per l'utilizzo in pista, ma sappiamo che nella stragrande maggioranza dei casi la moto verrà utilizzata su strada, e quindi in virtù di questi minimi interventi alla ciclistica la moto comunque rimane agile, divertente, leggera nello scendere in piega anche nell'impiego stradale. Davvero un lavoro eccellente anche quello di design, come sempre, made in Italy, made in Ducati. Assolutamente made in Ducati, cioè, tengo a sottolineare che ad esempio a noi ci piace immaginare la parte anteriore dello Street Fighter come ispirata al Joker, alla faccia di Joker. Che infatti, di questi tempi va di moda. Questi tempi va di moda, ma è puramente casuale, perché l'immagine principale, quella che noi chiamiamo, che i designer chiamano la gold image, che ha ispirato il design nel disegnare chiaramente l'elemento, diciamo, principalmente di novità dello Street Fighter, che è la vista anteriore, è appunto lo sguardo del Joker, che è uno sguardo un po' perfido, un po' pazzo, se vogliamo anche un po' sopra le righe, e questo incarna perfettamente quello che vogliamo sia lo Street Fighter all'interno del segmento. D'altronde, se mi passa il termine, è una follia, no, questa moto, in puro stile Joker. È una follia, però è una follia che assolutamente, che diciamo, il pilota anche tutti i giorni si può permettere, nel senso che chiaramente la potenza, 208 cavalli, è molto elevata, può essere vista come una follia, ma è anche facilmente gestibile, per via anche della posizione di guida. È chiaro che diciamo, sulla carta sembra una moto folle, poi provandola su strada, sedendosi anche solamente sulla moto, si rende conto che la moto è assolutamente abitabile e comunque confortevole e perfettamente gestibile su strada, perché altrimenti non avrebbe avuto senso produrre una moto di questo tipo. Tra le altre novità, chiamiamole così, anche se in realtà sono già state presentate negli scorsi anni, in particolare l'anno scorso, la Panigale V4 e la V2. Certo, la V2 è un prodotto che è molto interessante, sostituisce la 959 Panigale con un'estetica completamente rinnovata, un'elettronica allo stato dell'arte, perché anche quella impiega l'elettronica già sviluppata sulla Panigale V4,
un motore, un bicilindrico super quadro che è compatibile con la normativa Euro 5 e guadagna 5 cavalli, quindi è spinta da un super quadro 955 centimetri cubici di 155 cavalli, ed è una moto che diciamo è l'ultimo anello di una lunga tradizione Ducati, cioè quello delle sportive diciamo super medie, quelle che sono i modelli di ingresso alle famiglie del top di gamma delle sportive. In questo caso però la Panigale V2 è diciamo assolutamente unica all'interno della famiglia Panigale per via del motore, perché chiaramente è un bicilindrico rispetto al quattro cilindri e quindi è un motore diciamo che ha una coppia, un'erogazione di coppia molto gradevole, facilmente gestibile anche nell'impiego stradale, e poi ha un design che la distingue nettamente dalla Panigale V4 modelli R2020, che infatti cambia completamente nell'estetica perché acquista il look della V4R. Per andare incontro a tutta la tipologia di clientela possibile c'è anche la parte dedicata all'adventure, quindi all'enduro, con la multistrada. Sì, la multistrada si aggiunge all'interno della famiglia multistrada la versione Grand Tour, che è una versione studiata con una nuova grafica molto accattivante, sportiva, elegante allo stesso tempo, e che è pensata chiaramente per il viaggiatore, quindi ha una dotazione di serie arricchita con contenuti focalizzati sul touring, quindi le borse, quindi i faretti a LED, il TPMS, quindi diciamo è una proposta interessante, molto interessante anche per il 2020 per la multistrada. A livello di vendite cosa vi aspettate da questi prodotti? Questi prodotti aggiungo la novità della Panigale V4, modelli R2020, come ho detto prima si rinnova nell'estetica con il kit aerodinamico della V4R e con una serie di interventi all'elettronica e alla ciclistica che la rendono più veloce in pista e allo stesso tempo anche più diciamo facile da utilizzare e meno affaticante. Sicuramente ci aspettiamo un modelli R2020 molto interessante. Sicuramente non abbiamo dubbi che lo Street Fighter raggiungerà i nostri target di vendita, perché sentendo i primi commenti qua a ECMA sono estremamente positivi, così come la Panigale V2 ha impressionato per l'estetica, per l'eleganza delle linee.